Il comune di Partinico ha un nuovo ragioniere generale, si tratta di Antonino Sciacchitano, 56 anni, dottore commercialista con un importante curriculum di esperienza alle spalle, anche all'interno delle pubbliche amministrazioni e non solo. In realtà arriva nemmeno a tempo pieno all'interno dell'ente locale, infatti è stato assunto per sole 24 ore e di fatto affiancherà il ragioniere titolare della posizione, Vincenzo Cusumano, che oramai ha gli ultimi mesi di servizio prima della pensione. La sua nomina è arrivata attraverso una determina firmata dal sindaco Salvo Lo Biondo a seguito di un avviso pubblico, ma non è passata inosservata la politica e le polemiche non si sono fatte attendere. La nomina di Sciacchitano infatti era già stata ampiamente preannunciata da Rifondazione Comunista, che in un comunicato di qualche settimana prima aveva previsto che la scelta del comune di Partinico sarebbe ricaduta su di lui, pubblicando le iniziali SCI e il finale ANO. Ma com'è possibile che per un avviso pubblico già si sapesse chi avrebbe ricoperto questo ruolo? Non solo, secondo il gruppo consiliare Cambiamo Partinico, la nomina sarebbe persino illegittima. C'è il blocco delle assunzioni, sottolinea il consigliere Gianluca Ricupati, e le assunzioni tutt'al più potrebbero essere fatte attraverso la mobilità con l'ex provincia regionale di Palermo. Faremo le dovute segnalazioni alle autorità competenti affinché facciano le valutazioni in merito. Il sindaco Salvo Lo Biondo, come sempre più spesso accade, non è stato possibile raggiungerlo telefonicamente. In merito abbiamo sentito quindi il parere dell'assessore al bilancio, Gian Livio Provenzano. Avete scelto l'interlocutore sbagliato, replica, in quanto la nomina è stata fatta attraverso una determina sindacale, quindi dovete chiedere al sindaco. Per quel che mi riguarda, la cultura del sospetto non mi appartiene e se di Fondazione Comunista ha doti veggenti ne prendo atto. Come facevano a saperlo, conclude Provenzano, dovete chiederlo a loro, non a me. L'atto è oltretutto vagliato e certificato dal responsabile del settore personale.